È una storia lunga e complessa, fatta di rinvii ed errori procedurali, tanto che il primo processo è stato annullato. È la storia della frana di Montalbino, che nel 2005 provocò a Nocera Inferiore 3 morti. Secondo l'accusa, la caduta di fango, massi e detriti a valle sarebbe stata provocata in una sera di pioggia dall'attività della vicina cava di estrazione. Intorno alla vicenda si è creato un movimento di opinione che chiede giustizia per le famiglie delle vittime, ma anche un controllo sull'attività estrattiva che continua. Questa mattina al Tribunale di Nocera si è celebrata la seconda udienza del nuovo processo e il gruppo di attivisti era lì. Con loro anche Gerardo Gambardella. Quel giorno, anzi quella sera, perse mamma e padre travolti dalla frana. Sono Gerardo Gambardella, figlio dei coniugi Gambardella. Siamo qui per l'ennesima volta ancora per richiedere ancora con grande voce giustizia, giustizia, giustizia. Noi siamo qui per sensibilizzare, sia per stare a fianco, diciamo, ai familiari delle vittime, per chiedere giustizia appunto, visto della strada assurda che sta prendendo questo processo, che ha già condannato i cavatori, ma poi il processo è stato annullato, adesso siamo quindi in questo processo bis che sta andando per le lunghe e speriamo che non ci sia la prescrizione, ma venga fatta giustizia. E poi facciamo questa iniziativa e questo presidio anche per sensibilizzare un po' la gente, i cittadini di Nocera sul problema, diciamo, della cava di Montalbino, perché purtroppo l'attività estrattiva sta continuando con autorizzazioni, diciamo, regionali, da quello che sappiamo noi, molto, diciamo, leggere, e che quindi chiediamo che vengano fatti controlli più seri e soprattutto che venga chiusa questa cava, perché ormai lo vediamo tutti i giorni davanti ai nostri occhi, è un buco nella montagna che si apre sempre di più e abbiamo paura che un'altra tragedia succeda e ci sia un altro scempio ambientale. Oggi fiduciosamente aspettiamo che si riapra finalmente il processo, proprio entri nel vivo il processo, e niente, aspettiamo sempre giustizia, che al momento non è ancora data.